Cari amici, ci troviamo al Teatro Lo Spazio, accanto a me l'autore, sceneggiatore, regista e attore Massimiliano Bruno, che io saluto subito. Ciao Massimiliano. Ciao carissimo, come vedete sto prendendo una bevanda calda che è un caffettone perché è inverno, siamo in un teatro, devo dire, caldo, ma fuori comincia a fare il freddo, quello brutto, invernale. Vero, vero. Siamo qui perché si sta svolgendo un torneo, chiamiamolo proprio così, un torneo di monologhi, insomma, che si chiama il Grande Slam. Slam sta per serate live artisti monologhisti. Non ricordavo che infatti ho lanciato. Esatto, comunque l'idea è prendere, tumulare Wimbledon, i grandi tornei di tennis, il Grande Slam tennistico, e fare un tabellone esattamente come il tennis. Gli attori si sfidano uno contro uno, chi vince passa al turno successivo. È un grande gioco del laboratorio di arti sceniche per stare insieme, per invogliare ragazzi a studiare dei monologhi, anche di grandi autori. Sono stati portati monologhi di Shakespeare, di autori anche contemporanei, e alcuni se lo scrivono da soli. Quindi è, secondo me, un modo per lavorare e cercare di avere un contatto col pubblico dopo due anni veramente molto difficili per il teatro. Senti, ma quest'anno hai affiancato al Grande Slam anche il Piccolo Slam. Sì, il Piccolo Slam l'abbiamo fatto con i minori, gli attori più giovani tra i 13 e i 18 anni, ed è stata una bellissima manifestazione, tre serate, una più bella dell'altra, dove veramente i ragazzi sono stati bravissimi ed è stato un vero orgoglio. Il premio dei vincitori del Piccolo Slam è che sono entrati nel tabellone del Grande Slam, quindi alcuni piccoli affronteranno i più grandi in una lotta un po', diciamo, impari, perché insomma gli attori di 25-30 anni sono sicuramente più avvantaggiati, però è già una vittoria essere entrati a gareggiare contro i più grandi. Senti, parliamo un po' anche di sequel, di cinema. Diciamo che noi siamo in attesa di qualcosa che dovrebbe uscire. Dovrebbe uscire nel mese di marzo il terzo capitolo di Non ci resta che il crimine, si intitola C'era una volta il crimine, Marco Giallini, Gianmarco Dognanzi, Giampaolo Morelli, Carolina Crescentini, me, poi abbiamo Leo, Ilenia Pastorelli, insomma, casco laudato dei miei grandi amici di sempre, e questa volta il film va in un'altra epoca, un viaggio nel tempo durante la seconda guerra mondiale, molto divertente ma anche molto significativo. Bene, allora fervono qui i preparativi, perché ci avviciniamo alle finali, quindi questi ragazzi sono carichi e sicuramente dimostreranno il loro talento dopo anni, o qualcuno anche al primo anno, come hai detto, del laboratorio, insomma, che tu hai istituito a Roma. Beh, andremo avanti tutte le domeniche fino al mese di maggio, dove ci saranno le finali, quindi tutte le domeniche al Teatro Lo Spazio di Roma lo aspettiamo, perché diamo una chance ai giovani per cominciare a farsi conoscere dal pubblico. Saluto e ringrazio Massimiliano Bruno. Grazie, arrivederci.